Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Franco Mazzoni, che mi chiede di parlare del film del 1996, Ritratto di signora di Jane Campion con una splendida Nicole Kidman. Film famosimo, ha avuto un grande successo, della Campion, un ottimo film in costume, tratto dal romanzo di Henry James, che è già un romanzo abbastanza straziante, e che qui viene portato sullo schermo da una Jane Campion che sta veramente benissimo a livello estetico, a guardare ogni piccolo particolare, una cura nelle scenografie, nei costumi, incredibile la storia della nostra Archer, veramente ragazza che prende una marea di soldi e che decide, nonostante sia corteggiata da tutti, di fare i cazzi suoi, girare per il mondo finché non incapperà un infamone in Italia, e di lì poi tutto quello che succederà nel romanzo e nel film, che non mi sto poi a raccontare del tutto, perché magari qualcuno di questo Ritratto di signora non l'ha visto. Jane Campion dimostra un'altra volta di essere l'autrice che tutti conosciamo, una regista incredibilmente dotata sul piano tecnico, non sbaglia un'inquadratura, ha un gusto raffinatissimo, elegante nella messa in scena, e dirige gli attori in modo assurdo, perché proprio sono tutti convincentissimi nel loro ruolo. In più c'è una fotografia da urlo e il montaggio è perfetto. Chiaramente stiamo parlando di un film che cerca nei silenzi, a volte nella lentezza proprio dell'epoca, una ricostruzione adeguata, oltre a una narrazione che non segua stilemi che siano già stati seguiti troppe volte. Quindi la nostra, pur non riuscendo ad arrivare ai livelli di eccellenza come poteva fare Martin Scorsese con L'età dell'innocenza o altri, però porta a casa un bellissimo film con una scrittura comunque mai manichea, che ci descrive insomma un mondo maschilista, macista, fatto di inganni, fatto di personaggi a tratti veramente insopportabili, a volte invece incredibilmente buoni. Quindi un film di quelli che secondo me chiama il film in costume, non deve perdersi al cinema, fu uno vero spettacolo per gli occhi. E molta gente criticava la neve fatta al computer, che io ho fatto, vabbè, 96, un po' di neve fatta al computer neanche distrugge il film, la gente si attacca a tutto pur di dire cazzate, e invece è un film di molto riuscito, un bel film di quelli che esaltano proprio l'idea dei colori, esaltano proprio l'idea del movimento di macchine, della macchina fissa, esaltano l'idea di costruire dei quadri che assomigliano appunto a quelli dell'epoca in cui stiamo raccontando la narrazione. Quindi tra un grandissimo Malkovich stronzissimo, tra, come ho detto, una Kidman perfetta e un modo di fare della nostra Jane Campion, che ha comunque dalla sua, ripeto, una tecnica favolosa e un modo di narrare che non è per niente è buttato lì, non è un film perfetto, è un film che ogni tanto annoia, probabilmente è un film che avrebbe avuto forse bisogno in un paio di momenti di un montaggio un po' più aderente, diciamo, a un certo tipo di narrazione che doveva essere più spedita, però anche così ci siamo di fronte a errori, diciamo così, che uno può vedere o non vedere, molto soggettivi. Oggettivamente il film è fatto benissimo, poi chiaramente se a uno non piace il film in costume, se non piacciono i film del genere, probabilmente piglia certe musate anche con questo, però ripeto, questo è un filmone, uno di quei film anni 90 che hanno rinnovato il talento della grande Jane Campion e che dimostrano un'altra volta che Mary James non è solo Giro di Vite, ma che ha scritto tantissima altra roba. Quindi che vi posso dire di più? Basterebbe la sequenza d'apertura, che vale praticamente metà filmografia dei registucoli che vanno a girare, la sequenza in cui lei sogna di andare a letto con gli uomini è a dir poco splendida, e l'infelicità in cui costantemente la nostra viene messa dalla regista è veramente meravigliosa da vedere, da sentire e da diciamo assorbire. Quindi che vi posso dire di più? Ritratto di signora, link lo metto lì sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, campanella del cazzo, e soprattutto, visto che ci siete, c'è in cambio, io me la farei anche un po' tutto. Una regista andata completamente quasi a dimenticare dal pubblico generalista e che invece un tempo incassava uno sbotto come questo film, talmente ben costruito che anche i suoi due o tre piccoli difetti a un certo punto sembrano quasi essere pregi. Poi insomma, a voi l'ultima parola.